esperimento che facciamo con dei nostri ospiti, perché riuniamo virtualmente una famiglia. Una famiglia che però significa anche due pezzi del paese, il nord e il sud del paese. Alessio, aiutami, perché non è facile. Sono tutti fratelli, sono tutti infermieri. C'è anche un papà, indovinate che lavoro fa il papà, faceva l'infermiere, Infermiere. appunto. Sono tutti fratelli che in questo momento combattono contro un unico mostro. Come si chiama il mostro, Il Alessio? mostro è il È il Covid-19. Covid-19. E oggi raccontiamo la loro storia anche come nostro particolare modo di ringraziare loro e attraverso loro la categoria. Tutti quegli infermieri e quei medici e quegli operatori sanitari che stanno combattendo questa battaglia. Allora, io ci provo, a dire chi È siete. Intanto sono l'appello. i fratelli Mautone. Io partirei dal più grande, che dovrebbe essere Raffaele. Vi chiedo di alzare la mano, se no io non vi riconosco, sinceramente. Eccolo là, Raffaele l'abbiamo riconosciuto. Bene. Buon pomeriggio, Ha buon pomeriggio. lavorato, ben trovato Raffaele, ha lavorato all'ospedale Sant'Anna di Como per Felicità. molti anni, adesso è impiegato al Cardiocentro di Lugano in Svizzera, ma anche Perfetto. lì si occupa di Covid, Sì, corretto? Bene. corretto, corretto. Poi dovrebbe esserci Valerio. Dove sta Valerio? Eccolo Valerio, ben trovato, lavora all'ospedale Sant'Anna di Como. Sarebbe strumentista di neurochirurgia, ma su base volontaria ha deciso di farsi assegnare in una rianimazione Covid. Quando si dice una bella idea, ci ho avuto una bella idea, mi faccio spostare dove è più pericoloso. Sì, Giusto? sì. Ben trovato Valerio. Poi mi Grazie. spiega la ragione intima di questa scelta. Poi ci dovrebbe essere Maria, anche lei in prima linea al Sant'Anna, nel reparto di chirurgia ora trasformato in reparto Covid. Dove sta Maria? Non è presente, ho chiesto Maria ha portato la mannaggia, ha giustificazione. portato la giustificazione, Da adesso la distanziamento mostriamo. sociale. Ah, giusto, giusto, va bene, perché noi poi stiamo cercando di fare le cose per bere, non potete stare vicini. Ma può stare vicina Stefania al papà perché vivono insieme. Stefania, ben Esattamente. Buonasera. Buonasera. trovata. Stefania lavora nel reparto di medicina all'ospedale Pellegrini e quindi ci siamo spostate nel mio magnifico sud, e cioè a Napoli. Ben trovata Stefania. E accanto a Stefania c'è il capostipite. Papà Giorgio, ci togliamo il cappello, è riuscito praticamente a fargli fare a tutti lo stesso mestiere suo, Giorgio. C'ha una È vero, è certa vero. influenza su questi figlioli, lei. Sì, ma la forza ce l'hanno messo loro per diventare infermieri. Ma quanto è La orgoglioso lei dei suoi volontà. figli? Diciamolo subito, subito e ci togliamo il pensiero. Quanto è orgoglioso di questi ragazzi? Tanto, sono orgogliosissimo dei miei figli, specialmente in questo periodo che c'è questo Covid-19 che fa un po' paura. Però io ho fiducia in loro, sono della loro forza, della loro professionalità e Allora, quindi. proviamo ad entrare dentro questa lotta al Covid. Abbiamo detto che Raffaele, Valerio e la sorella Maria vivono tutti al nord, tutti siete occupati con questa storia del Covid. Chiedo a Raffaele, che cosa vuol dire, no? Tutti avete a che fare con il mostro, lo chiama Mirko, un vostro collega che abbiamo avuto ospite, che si è ammalato a sua volta di Covid e che oggi ci ha portato la notizia che finalmente è negativo. E però Allora, appunto il racconto è di una sfida faticosissima. Prego. niente, da parte mia, diciamo, l'avevo già pensata sta cosa, è che quando ci siamo laureati il rischio era già allora. Noi ci impegniamo in questo Covid, adesso sono abbastanza emozionato, mi scusi, È bello Tiziana. questo, è molto bello. Però l'impegno del nostro lavoro l'abbiamo sposato quando abbiamo iniziato a fare l'infermiere, insomma, e quindi adesso ancora di più con questo rischio Covid che ci unisce ancora di più, unisce tutta la famiglia, insomma, e quindi siamo sempre più uniti nel combattere questa cosa, insomma. E voglio chiedere anche a Valerio, siccome poi adesso noi raccontiamo la vostra storia, che io trovo bellissima e particolare oggettivamente, la raccontiamo col sorriso, però sono momenti drammatici per tutti, no? E chi come voi sta in reparti come quelli, certo di cose ne vede tutti i giorni. Allora chiedo
A Valerio, intanto com'è cambiata anche materialmente la vostra vita? Perché io ho visto queste vestizioni e queste svestizioni infinite e sono rimasta colpita. Ho visto che anche voi, abbiamo delle foto di voi con segnati dalle mascherine. Quindi com'è cambiato anche il vostro di mestiere, oltre che emotivamente, proprio praticamente? Sì, buongiorno Tiziana. Sono Valerio, uno dei quattro fratelli infermieri. Io faccio una breve premessa, lavoro al Sant'Anna di Como e fino al 9 di marzo lavoravo in sala operatoria della neurochirurgia come strumentista. Guardavamo con una certa apprensione l'avanzare dell'epidemia, ma non lavorando in un reparto di malattie infettive eravamo moderatamente tranquilli. Più o meno come data intorno al 9 di marzo, quando c'è stato il DPCM, c'è stata una brusca accelerazione anche da parte dell'azienda ospedaliera, che i nostri coordinatori hanno indetto delle riunioni di emergenza dove hanno chiesto dei volontari per poter... E lei, Valerio, ha detto eccomi qua, sono pronto. Ma sì, si è pentito mai in questi eravamo giorni, in Valerio? Eravamo 15 che abbiamo dato la nostra disponibilità e il 10 mattina eravamo riassegnati alla rianimazione Covid-19, un refresh training intensivo durante il quale non abbiamo avuto modo di dubbi, paure, tentennamenti, nulla. Siamo andati dritti verso il mostro, diciamo. Ci siamo ritrovati in questa sorta di armatura fatta di calzari e copricalzari, cuffiette e copricapi, tuta idrorepellente. Quanto è difficile, Valerio, da 1 a 10? Se lei dovesse dire prima era difficile 7, oggi quanto è difficile? 15. 15, cioè molto di più di quanto non si possa raccontare, diciamoci la verità. Sì, perché in pratica c'è una situazione di disagio fisico dall'inizio del turno alla fine del turno, quindi tutto quello che è sete, Valerio, fame... ne vale la pena? Certo, questo sì, questo sì, sicuramente. Sì. E sono pazienti bisognosi di assistenza di varie specie, ma anche... da un punto di vista fisico molto molto complessa e molto faticosa, perché sono pazienti in alcuni casi dove hanno bisogno di lunghi cicli di pronosupinazione. Certo, quindi devono stare a pancia fisica. Sotto, bisogna spostarli, alzarli. Sì. Immagino, tra l'altro, con quelle bardature diventa tutto più complicato. Stefania, voglio sapere una cosa, siccome noi stiamo passando dal nord al sud e tutti i giorni, io ripeto in questa trasmissione, teniamo le dita incrociate, stiamo chiusi in casa, facciamo in modo che quell'onda così violenta che è arrivata in Lombardia non arrivi anche al sud. Quanto ce l'avete avuta e quanto ce l'avete voi questa paura? Diciamo che la paura è un'emozione primaria, cioè nel senso che appartiene al genere umano ed è anche giusto avere paura, perché certo, spesso perché la paura quello ci permette di difenderci, no? Di sopravvivere, esatto. Però ovviamente bisogna avere una sana paura, nel senso che se hai EDP giusto, quindi sei ben bardato, comunque ti avvicini ai pazienti, oltre professionalmente, io mi baso sempre tantissimo sull'umanità. Il fatto che noi attraverso il nostro lavoro spesso siamo a contatto con la loro privacy, noi tocchiamo la loro cultura, il loro essere nella fase anche della il loro, loro vita. Essere soli, no? Mai come in questo momento e con questa malattia. Esattamente, nella fase tremenda, perché non sono più, hanno perso le loro sicurezze, quindi nella fase più delicata del processo della vita. Quindi noi andiamo incontro a queste persone con la massima gentilezza, cercando di trasmettergli un sorriso, a volte una canzone. Io spesso entro nelle stanze cantando, dando proprio un messaggio positivo. Perché la cura per i mali dell'umanità oramai è somministrare dosi di umanità, oltre che dosi di medicinali. Ma aspetti che ha trovato la frase per chiudere, bellissima. Somministrare dosi di umanità la faccio mia. Me la spendo anche nei prossimi giorni col suo permesso, Stefania. Assolutamente. Grazie di cuore a tutti voi per essere stati a Tagadà. Grazie, grazie. Voglio dire a Giorgio che ha fatto un gran bel lavoro. Voglio salutare e ringraziare il professor Broccolo per essere stato con noi. Con Tonnelli ci vediamo dopo la pubblicità. Grazie, ci raggiunge anche il professor Le Foche. Insomma, tante cose da raccontarvi. Grazie davvero ai Mautone. Siete grazie, veramente grazie notevoli. Grande famiglia. Arrivederci. Grazie.